chiaro che in funzione di quello che sono il numero di auto che noi registriamo nel fine settimana, in particolare la domenica, è normale che debbano esserci dei riflessi sul flusso della mobilità. Sabato abbiamo avuto una giornata assolutamente nella norma, nonostante la presenza di tante persone, anche perché il sistema di governo dei bus funziona molto bene. Il problema è limitare l'afflusso delle auto. Io più volte ho fatto inviti, che è il modo più errato di venire a Salerno per visitare e venire a godere delle luci, è quello di venire in macchina e soprattutto dirigere la macchina verso il centro. Abbiamo la zona orientale che era completamente libera, il che significa che chi si dirige nella zona dello Stadio Arieghi può tranquillamente, con il numero di vette messe a disposizione e con la metropolitana, raggiungere il centro, che è il modo più corretto per godersi delle luci d'artista. Chi intende arrivare al centro, in villa comunale, con la macchina, con casomai la remota speranza di trovare un posto, chiaramente non fa altro che ingolfare il sistema della mobilità e non avere nemmeno l'opportunità di guardare le luci. Diciamo, preferire la zona orientale per giungere in città e magari, perché no, anche provare a spalmare la visita nei giorni della settimana, come avete sempre chiesto. Assolutamente, assolutamente, perché venire la domenica pomeriggio, tutto il flusso si concentra dalle 5 alle 7, in due ore tutti riversarsi nello stesso punto, nello stesso orario, è ingestibile, non si riesce chiaramente, anche se a dire con franchezza, diciamo, abbiamo avuto degli appesantimenti, dei rallentamenti, ma chiaramente enormemente migliorativi rispetto a situazioni degli anni passati in cui abbiamo trovato il blocco totale della città, non soltanto dell'area centrale ma anche tutte le aree a contorno. Quindi credo che da questo punto di vista noi metteremo adesso in esercizio dispositivi ancora più restrittivi per l'accesso della parte centrale della città, ma l'invito è legato sempre al buon senso, anche all'intelligenza a questo punto, scusate se uso questo termine, di chi insomma vuole necessariamente arrivare al centro, a villa comunale, all'altezza della villa comunale con la macchina. L'invito è andare nelle zone, e ci sono i parcheggi nelle zone periferiche, arrivare a Salerno per semplicemente. Al di là dei disagi, però è chiaro che siete soddisfatti perché le presenze ci sono, insomma Natale è ancora di là da venire, però insomma Salerno già sta facendo registrare numeri importanti. Ma è indubbio, diciamo, i numeri che registriamo sono sempre esponenziali rispetto alle precedenti edizioni. Già abbiamo un sistema, diciamo, abbiamo un numero di prenotazioni superiori per questa settimana, per la prossima settimana, cioè a partire da oggi, che è superiore rispetto a quelle degli anni passati. Abbiamo fortunatamente un sistema anche di coordinamento con le forze dell'ordine che sta funzionando molto bene. Bisogna soltanto, diciamo, far sì che il flusso delle auto venga gestito meglio, ma questo lo possiamo fare grazie anche alla collaborazione dei cittadini. Proviamo a cambiare argomento, c'è la partita importante della trasformazione urbana. Tra i tanti cantieri diciamo in programma ce ne sono due sui quali state puntando particolarmente l'attenzione, la trasformazione del fronte mare e quella delle periferie, insomma una partita milionaria che può cambiare ancora il volto della città di Salerno. Sì, assolutamente, su questo fronte, mentre diciamo va luci d'artista, noi teniamo alta l'attenzione sulla attuazione di programmi che saranno sicuramente, ci consentiranno anche di dare delle risposte significative anche al sistema della mobilità. Per esempio, il completamento dei lavori di Piazza della Libertà ci consente di avere altri 750 posti a disposizione nella zona centrale della città, ma poi siamo concentrati comunque sul rilancio di tutti i voti del fondo anche della zona orientale. Poi ci siamo candidati come comune ai fondi rotativi messi a disposizione dalla regione per diciamo, dotarci dei progetti esecutivi per il rifacimento di tutto l'Arenile Salernitano. Questa è una cosa molto importante che ci consente di guardare anche con fiducia su una destagionalizzazione delle flussi e delle presenze turistiche della nostra città, perché recuperare le spiagge significa rilancio dell'attività legata al turismo, alla balneazione, significa riqualificare la zona orientale della città. È l'ulteriore tassello di quella rivoluzione e trasformazione urbanistica avviata a suo tempo dall'ex sindaco De Luca, che voi avete portato avanti e che state portando avanti in questi anni? Sì, diciamo, è il compimento di una idea di città che pezzo dopo pezzo abbiamo costruito in questi anni. C'è necessità di completare questo lavoro, le risorse messe in campo non soltanto per quanto riguarda il waterfront, sono risorse che noi attingeremo attraverso i fondi comunitari, ma anche le risorse messe a disposizione dal governo. Richiamava lei benissimo il tema delle periferie, noi ci siamo candidati alla riqualificazione con il bando delle periferie dell'area che va da Fratte fino alla zona di tutti i rioni collinari. Questo ci consentirà di completare e concludere
quel discorso di riqualificazione urbana sul quale abbiamo lavorato tanti anni.